Salve a tutti, sono Emanuele Crava, benvenuti a questo nuovo video dedicato al fai da te e ringrazio tutti coloro che quotidianamente guardano i video e ulteriormente tutti coloro che vorranno iscriversi al mio canale. In questa occasione volevo creare un ulteriore, visto che ne ho già fatti alcuni, cioè ovviamente non di questo tipo, bastoni diciamo così da passeggio un po' particolari. In questo caso utilizzerò un bastone di bambù, è una canna di bambù che ho trovato in riva al mare, a cui ho già tolto le infiorescenze, diciamo in prossimità dei, chiamiamoli nodi, ecco, del bambù. E ho passato anche un pochettino di carta vetrata, così leggermente, in prossimità appunto dei tagli per avere almeno un'idea delle dimensioni, perché comunque essendo questa la parte alta è più grande della parte bassa che è questa qua. Come impugnatura utilizzerò questa ulteriore canna di bambù, era una canna di bambù anche se non sembra, che ha questi intarsi, questi posizionamenti particolare in diagonale e tra l'altro più grossa di questa che abbiamo già visto. Per inserirla qui praticamente questa parte ho già rotto alcuni, io li chiamo nodi, ecco, per poter inserire e poter arrivare un pochettino più in fondo. E niente, comunque questo andrà così nella parte superiore e poi come vedrete dopo, fisserò con delle corde. Ecco, ora passiamo alla fase successiva. Come prima cosa, proprio come avevo già detto, occorrerà fissare e bloccare i due pezzi. Quindi inserirò molta colla, anche perché ci sono già delle fessurazioni e in questo modo verranno bloccate. Ovviamente la colla non potrà andare fino alla fine, in quanto è stata aperta più o meno fino a questa cannetta, appunto, fino a questo punto. Ecco, giro bene affinché la colla vada su tutte le parti fessurate. Sembra che sia a posto. Adesso magari mi uscirà un po'. Ok, aspettiamo che la colla si asciughi. Nel frattempo ho messo la cordicella che intendo utilizzare per dare un effetto particolare a bagno in acqua e colla. Praticamente dovrebbe unire la giuntura che c'è tra le due canne. Quindi inizierei con farla partire da qui, quindi con dell'attac velocemente si fissa. Dopodiché girerà intorno
La ricopertura con la corda, che in questo caso è nella parte inferiore dell'impugnatura, praticamente è terminata. Nel frattempo ne ho aggiunta un pochino sia nella parte inferiore della prima copertura, sia nella parte superiore, per un fattore estetico più che altro. Adesso metterò ancora qui sopra, proprio in punta, nella punta superiore, diciamo, per dare un'idea di un tappo fondamentalmente, di una chiusura dell'impugnatura. Nel frattempo, passerò della carta vetrata con una grana abbastanza spessa e poi una più fine su, tutta la superficie del bastone, sia nella parte sotto, sia nella parte sopra. Il tappo, chiamiamolo così, nel senso che chiude la parte superiore in corda, è stato fatto e anche terminato. Nel frattempo ho passato del flatting su tutto il bastoncino, appunto in bambù, e anche sulla parte in corda di, chiamiamola, disgiunzione. Adesso completerò il bastone semplicemente passando del flatting dove ancora non è stato passato e ricordando che è un flatting abbastanza ambrato fatto da me. In questi termini sarà un po' più giallino del normale. Adesso, appena si asciuga questa mano di flatting, ne passerò un'altra, dopodiché il bastone sarà terminato. Quindi dopo vedrete le foto del risultato finale. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno assistito fino alla fine il video e se vi va iscrivetevi. Diciamo che più follower ho, più stimoli ho a creare o a pensare, insomma, a cose un po' più curiose. Ringrazio tutti e alla prossima.